sono molto rammaricato, sì, come quando uno viene tradito, no? Io sono stato tradito dal mio partito, come Gesù Cristo è stato tradito, così saremmo stati noi, non solo io, la mia classe sociale, quello è il punto. Casini, presidente Casini, con il PD. Beh, è una notizia di una certa importanza, non per il fatto in sé, così come gioco delle parti, la sinistra con il centro, ma è una cosa che è da quel dì. Effettivamente ci sono stati segnali di avvicinamento, di convergenza, che non mi hanno fatto sembrare poi così stravagante la cosa. In fin dei conti la politica è fatta anche per trovare elementi di convergenza in certe fasi particolari. Non ci trovo nulla di anomalo e nulla di particolarmente disdicevole. Più che sorprendere, rattrista, cioè dici proprio fino a qui dobbiamo arrivare, detto da elettore del PD qui di Bologna, evidentemente sì. Proprio Casini. Avresti preferito qualche altra candidatura? Ma perfino un giovane sconosciuto, se non le persone ai vari livelli dirigenziali, città metropolitana, comune, qualcuno della società civile molto noto nell'area politica e così via, è come quell'antica storia per cui Berlusconi veniva candidato in Molise e noi ci siamo trovati Casini, perché Casini deve esistere, perché comunque ha dei voti. Proprio puro calcolo elettorale, perfino giusto, cioè nell'idea giusta del PD che condivido come elettore di sinistra, che bisogna provare a governare, non provare a andare in giro con la bandiera rossa a fare i girotondi. Se io rifiuto il principio di governabilità, non voto Casini, dico no, non me lo dovevano fare questo sgarro, ma se uno invece di giudicare coi sentimenti giudica con la razionalità, che è brutta ma necessaria, si vota anche Casini. Mi ha sorpreso, ma purtroppo ci ho letto qualcosa di molto privato in questo, no? Come il bisogno di restare sulle scene, con il bisogno che c'è di una ventata d'aria fresca, sembra proprio la persona meno adatta, diciamo, a poter far muovere dei voti che in questo momento, insomma, sono piuttosto dispersi, sono piuttosto frammentati. Probabilmente sarebbe stato più sensato candidare delle persone proprio al di fuori dei precedenti giochi politici, proprio per evitare queste continue rivalità. Non è possibile, cioè, voglio dire, Casini è un uomo di destra e per me rimane un uomo di destra. Io non sono di destra e non lo voterò. Già ci sono difficoltà a votare PD. Cioè, che sia chiaro questo, perché non, le azioni che sono state fatte non sono state fatte, diciamo, come un partito della sinistra. E poi lo fanno scontrare con Bersani, che comunque nel bene e nel male ha una sua leadership qui a Bologna, insomma. Cioè, io trovo che sia stato proprio sbagliato. Poi non so, potevano scegliere un'altra persona, insomma. È sempre stato un democratico, sebbene che era democristiano, però conoscendolo, che io sono di Bologna, è una brava persona, se si candida qui io lo voto. Però se veniva Bersani, che si mettevano sceme, io non l'avrei votato, sebbene che sono di sinistra. Perché non si fa, prima vengono, poi vanno via, per le sedie e basta. Casini non ha niente a che vedere col partito, non dovrebbe avere niente a che vedere con il Partito Democratico, mi pare, non so, fino a questo punto. A meno che il Partito Democratico ormai ha cambiato strada. Ci sono anche delle responsabilità a monte di questa situazione, perché quando spuntò questo Renzi, che era un anonimo sconosciuto, e lui fece una bella visita al commentatore Berlusconi ad Arcore, no? Si incontrarono lì e ora sono i risultati. Sempre votato a sinistra. Anche il Partito Democratico l'ultima volta. Nel programma, mi permetto se posso dire, non c'era il Job Act, non ce ne parlava completamente, anzi si parlava di ridurre contestualmente le tasse alle imprese, ai lavoratori. Non sarà più il mio partito, purtroppo. Il partito di sinistra, insomma, io non lo vedo più. Vedo un'apertura su tutti i fronti e quasi un anonimato, non c'è più un'identità ben definita. Nella situazione politica attuale
è abbastanza naturale che Casini rappresenti un punto di riferimento nella coalizione, per cui essendo conosciuto adeguatamente a Bologna non credo che rappresenti uno scandalo il fatto che il PD presenti Casini. Irrilevante rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi tempi, non squalifica né qualifica il PD. Chi spera di correre per poter arrivare primo deve tenere conto di quelli che sono i vincoli della legge elettorale che obbliga ad allargare il cerchio quanto più è possibile. In ogni caso il naso è già un po' che ce lo stiamo turando.